Ciao a te, a tutti ciurma, e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio ragazzi vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signori e signori, dopo che la volta scorsa alla fine siamo partiti alla volta dell'ospedale, che adesso non mi ricordo di preciso come si chiami. Fatto sta che stiamo facendo, regà, una lunga strada, un lungo viaggio, tra l'altro che non manca di pericoli, perché adesso per esempio siamo all'interno di un palazzo, quello che cavolo è, dove ci stanno stalker, che sono ragazzi infetti che purtroppo non si fanno sentire, quindi sono, direi, abbastanza insidiosi, una bella rottura le palle. E quindi la volta scorsa fondamentalmente non è successo praticamente niente. Quindi siamo curiosi di arrivare a questo benedetto ospedale per vedere cosa ci aspetta. La scorsa volta infatti ragazzi ci eravamo salutati esattamente qui, dopo essere purtroppo rientrati di nuovo in questo maledettissimo edificio. La nostra situazione dal punto di vista delle munizioni ragazzi non è purtroppo molto rosea, quindi devo sperare o di trovare nuove munizioni o che comunque qua dentro ragazzi non ci aspettino troppi nemici, anche se già l'aria che tira non è delle migliori, direi. Ecco, ah, un colpo, se sono degnati di darci un colpo. Qui già c'è qualcuno che ci aspetta ragazzi, un bel clickerino, e chissà se ci sono altri stalker in giro ragazzi, potrebbe essere un problema. Quindi intanto comunque cerchiamo di guardarci intorno. Vado ragazzi con la strizza nelle chiappe, che ve lo dico a fare. Vediamo. Allora, devo vedere ragazzi se riesco a fare un'uccisione silenziosa una volta ogni tanto, perché è possibile ammazzarli silenziosamente. Oddio, è che questi ragazzi si accorgono di tutto, i maledetti bastardi. Che cazzo è? Quindi vediamo di fare piano, veramente piano, perché non vorrei combinare macelli, anche perché l'ultima volta con gli stalker ha appunto ragazzi decimato le mie munizioni. Ok, quindi almeno uno è andato. Che schifo che gli tocca i bitorzoli in faccia, davvero, davvero bellissimo. Quindi intanto, raga, continuo a guardarmi intorno alla ricerca di roba utile, ma qui sembrerebbe non esserci una mazza. Che cos'è sto rumore? Oddio, raga, mi sa che sono altri stalker, perché col nostro senso del ragno non stiamo individuando niente. Quindi, oddio, che è? Che è? Che è? Ma porca miseria. No, però. Mamma mia, raga, un gran bel problema questo. Oddio. Mo do fuoco pure a me però così. Dove sono andati? Sono scappati. Cioè, raga, ho sprecato una molotov per niente, perché questi sono arrivati fino a qua, mi hanno quasi ammazzato e poi se ne sono andati. No, ma siete dei figli di una grandissima zozza. Mo non mi fate usare termini indegni. Mannaggia. Pezzi di merda che non siete altro. Ma vaffanculo. Minchia quanto sono antipatici questi, raga. Oddio. Non so che cazzo sto facendo. Cosa cazzo sta succedendo. E basta. Oddio. No, vabbè, raga. Non ci posso credere. Mamma mia, che roba. È ora di andare. Ok, lei mi ha dato il via libera, mo. Ma è successo il delirio. Di nuovo. Come ogni stramaledettissima volta. Te pio pure lo scotch, guarda, mentre vai ancora a fuoco. Come faccio a uscire da qui? È un incubo, Ellie, è uno stramaledetto incubo. Ma a maggior ragione che ci stanno ragazzi in giro questi stalker di merda, che sono, lasciatemelo dire, veramente un dito nel deretano. Dio santissimo. Allora, un colpo per fucile. Che ansia di tutto, veramente. Cioè, non si può, non si può far così, eh. Via di qui.
Aspetta, no, 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 aspetta, aspetta, via di qui, aspetta. Fammi finire di fare il giro, perché mo ci manca solo che qua ho combinato un macello e mi lascio pure indietro qualcosa. Ci manca questo. Anche no, grazie. Quindi un giretto di ricognizione io me lo faccio prima di andare via. Quindi vediamo, allora ragazzi, di qua non c'è niente. Vediamo un attimino, vediamo un attimino, un attimino, un attimino. Oh raga, ci avessero messo un po' più di roba, Anche no, anche no, te devi attaccare la zeppa, perché gli stalker sono un dito nel sedere e devi sprecare tutte quante le munizioni che hai. Ma che cosa meravigliosa, direi di curarci ragazzi prima di fare altre stronzate. Anche se effettivamente sta capacità di kit medico non è che sia proprio il top, però vabbè. Piccoli dettagli, creiamoci un nuovo kit medico, un'altra molotov. Per ora direi che va bene così. Anzi, scusate, fatemi vedere una cosa. Allora, riguardo ragazzi la sopravvivenza, ho comprato tutti i potenziamenti che erano disponibili. Non ci sono altri potenziamenti riguardo i medikit, purtroppo. Quindi non ci posso fare assolutamente niente. Vorrà dire che starò più attenta, anche se ogni volta ragazzi lo dico e poi ogni volta succede il macello, come al solito. Andiamo, ce ne va. Sempre se è possibile andare via di qui illesi. Cazzo. Oddio, ti prego, oddio, ti prego, oddio, ti prego, oddio, ti prego! La puta madre! Oddio! Continua a tirarmi giù sto stronzo! Oddio, regà! Madò! Non mi aspettavo minimamente una cosa del genere. Cioè mi aspettavo di continuare a fare il nostro giretto fino all'ospedale per strada. Non pensavo già di precipitare. Oh, Seattle. Di precipitare nel fiume, di finire nelle fogne, nella merda di tutto. Che schifo. Mamma mia raga, è inaspettatissimo. Veramente non me l'aspettavo. Qua è chiuso suppongo. A parte le spore che infestano questo luogo, tanto per cambiare. Regà, vedete i casi della vita? Meno male che alla fine dei conti Ellie ha imparato a nuotare, perché se no avrebbe significato morire per lei. Quindi vediamo un attimino dove dobbiamo andare ragazzi. Questa me la prendo assolutamente, anche se appunto purtroppo ho solo 3 tacche di utilizzo, quindi non posso farci altro. Per quanto riguarda gli esplosivi, creiamoci una bomba stordente intanto ragazzi, così che io possa raccogliere questo esplosivo qua. E vediamo un attimino di arrivare qua sopra. Come ci arrivo qua sopra però? Da qua non mi arrampico manco se mi sparo. Ci deve essere un modo per arrivare. Solo che di là è tutto chiuso. Non è me devo immergere, no? Mazza, acque putride. Raga, non si vede una ceppa. Non si vede. Allora da qua non si passa di sicuro. Ah, a parte che ci sono dei rumori qua sotto che come al solito non è che... che mi invogliono tanto a girare. Però vabbè. Allora, se io salgo qua sopra e poi salgo qua sopra e poi risalgo qua sopra. Adesso sì, adesso posso arrivare tranquillamente, si spera tranquillamente, dall'altra parte. Quindi pian pianino. Ok, via. Si striscia come i vermi. Ed eccoci qua, perfetto. Oh. Adesso niente sorprese, per favore. Oggi già abbiamo avuto abbastanza emozioni. Tiratemi fuori da qui. L'idea si è voluta andare da sola, tra l'altro. Ti ritrovi sola come una strozza ad affrontare tutte queste... queste situazioni infernali. Mannaggia.
Ok. Ditemi che siamo un pochettino più vicini all'ospedale, almeno. Almeno questo, ve prego. Mica starà congelando. Ok. Dove cazzo sono finita? Ecco, adesso... adesso guardiamo, Ellie, non ti preoccupare. Magari fortuna ha voluto che sto fiume ci abbia trasportati molto più vicini all'ospedale, almeno spero. Di questa è una cosa, ragazzi, che mi avete suggerito voi, cioè di poter spaccare i distributori automatici. Meno male, raga, che c'è state voi, perché se no questi due piccoli medikit adesso me li sarei persi. Va bene, allora, tornando in strada, Pioneer Square Station, che ci porta di preciso dove? Where okay. is the hospital? Io sono qui. L'ospedale è? L'ospedale è là. No, mamma mia. È ancora, dal parco. È ancora tipo lontanissimissimo. Che cazzo di incubo. Aspetta. Allora, mi rimetto a disposizione, ragazzi, il fucile a pompa, anche se abbiamo purtroppo soltanto due colpi, quindi non è che possa esserci poi tanto utile. Però, a parte tutto, continuiamo a guardarci intorno e vediamo di non perdere nulla. Intanto, quindi, passiamo attraverso il parco, che ormai è diventata una vera e propria giungla. Che è? Chi cazzo è? Questo è stato un avvertimento, ragazzi. Nel senso, se sono avvisati fra di loro. Questo è poco ma sicuro. Qualcuno mi ha visto, raga. In mezzo a sta giungla, figuratevi se non c'è sta nessuno nascosto. Mi sembrerebbe troppo strano. A parte che questo impiccato poveraccio qua che c'è fa... Ah, la puta madre! Ma porca di quella. Infliggono danni nel tempo? Fantastico. Ma che cazzo. Oh merda. Merda, regà, merda. Come faccio? Come faccio? Allora, cerchiamo di... Oddio, che è? No, regà, vabbè. Regà, vabbè, io sto facendo così a caso completamente adesso. Cioè, questa c'ha l'incoccata più veloce al mondo. Ha vinto il Guinness World Record dell'incoccata. Dio santissimo. Vabbè, comunque ero impreparata a questa situazione, ragazzi. Quindi, ricominciamo. Allora, proviamo a cambiare lato. Magari qua siamo un pochettino più coperti. C'è più erba. Qua c'è questa... Oddio. Zitta, 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 zitta. Ok, allora, intanto sono riuscita ad eliminare il Guinness World Record dell'incoccata. Quindi una è andata via. Oddio, oddio, regà. Wow, incredibile come l'erba alta possa pararci le chiappe. Bella. Ciao. Ok. E siamo a due uccisioni furtive consecutive, signore e signori. Oddio, la devo cambiare. Assolutamente, mi prendo l'accetta. Dov'è finito l'altro stronzo? Allora, uno è qua sopra. Questi comunicano attraverso i fischi, regà. Questi non sono del WLF. Va a finire che questi sono i pezzi di merda di quegli altri, delle iene. Allora, restiamo un attimo nascosti, regà. Oddio. Mannaggia santa, mannaggia santa, mannaggia santa. Rimani nell'erba, rimani nell'erba, rimani nell'erba. Rimani nel... Ma porca... No, raga, il delirio. Ogni stracazzo di volta devo mandare tutto a puttane. Devo mandare tutto a puttane. La puta madre. La puta madre. Niente, raga. Schifo. Completamente schifo, schifo. Che cazzo c'è da dire? No, 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 veramente incommentabile, ragazzi, incommentabile. Ero partita benissimo. È finito tutto a merda. Quindi niente, mi tocca rifare tutto. Avanti tutta così. Fantastico, meraviglioso, incredibile. Ok, devo, raga, cercare di stare più attenta. Però io non garantisco nulla. Sti fischietti da deficienti mi stanno facendo venire il nervoso, se la devo dire tutta, eh. E le prime due, come al solito, ci siamo. Facciamo attenzione, ragazzi. Intanto mi riprendo questa. Mamma mia, raga, cioè è un continuo susseguirsi di emozioni. È una roba
Pazzesca, restiamo nascosti, ragazzi, perché ci manca solo che me sgama adesso e poi bestemmio in aramaico. Quindi facciamo piano 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 piano. E via un altro regà. E sono ritornata al mio record di 3 uccisioni furtive consecutive. La freccina me la prendo. Dov'è l'altro stronzetto che prima mi ha ammazzato a suon di pistolettate? È qua. Quindi allora no, questa volta non mi beccherete. Le ultime parole famose, ragazzi. Questa volta non mi beccherete. Sempre se è l'ultimo, ragazzi. Se è l'ultimo rimasto, c'ho i miei grossi dubbi. Vediamo di riuscire a raggiungerlo senza fare stronzate mega galattiche. Eccolo qua. Ok. E record superato, signore e signori. Adesso siamo a 4 uccisioni furtive consecutive. Non portava niente con sé sto pezzente, va bene. Allora, non credo che siamo ancora al sicuro. Ma sicuro proprio un par de palle. Lì ce ne sono altri 2, se non di più. Perlomeno quelli che vedo sono 2. Quindi allora, qui ne sta arrivando uno, ragazzi. Ci sta venendo proprio incontro. Quindi stiamo buoni. E vediamo di farlo passare. Con molta pazienza lo lasceremo passare. E non si accorgerà di noi, ovviamente. E lo ammazzeremo. Così, zitti zitti. Oggi è il giorno di uccisioni furtive, signori signori. Prendi 5, paghi 4. Sono a 5 consecutive attualmente. Dov'è l'altro stronzetto che era qui che girava un attimo fa? Perché non lo vedo più. Quindi è fuori dalla portata del nostro senso del ragno. Ah, attenzione. Allora spostiamoci un attimino, ragazzi, perché sembra stia venendo proprio di qua. Quindi non vorrei farmi scoprire giusto adesso. Però facciamo una bella cosa. Intanto ci avviciniamo piano piano. Passiamo tranquillamente dove non c'è l'erba. Ci alziamo. La raggiungiamo e l'ammazziamo. E siamo a 6, ragazzi. 6, yeah. Fantastico. Ditemi che è l'ultima, ve prego. Non è l'ultima. Vedete, raga, è questo che dico che è follia. Cazzo. Devono essere le iene. Ah, ok, è finita? È finita. Non importa. Non importa. Ospedale. Non importa un par de palle. Ci avete impiccato un'ora, giuro che... Allora, questa impicca... Questa, non so cosa sia. Mamma mia, poraccio, regà. Niente, c'hanno un pochettino questa mania di appendere le persone per il collo. Ok. Diciamo che ce la faremo andare bene, per quanto sia una cosa un po' strana, in effetti. Non voglio negarlo. Okay. Ecco la strada per l'ospedale. Ma tu guarda un po'. Ma tu guarda un po', c'è la grossa H che ci indica la via per l'ospedale. Quindi da questa parte, sì, quindi seguirò questa strada, sempre sperando di non fare ancora brutti incontri. Grazie amico, scusa, tanto tu non te ne fai una beneamata mazza. Allora, di qua, ragazzi, vabbè, penso che in mezzo a tutta sta natura selvaggia non ci sia assolutamente niente da raccogliere, quindi direi di procedere lungo la via, anche se andare così scoperti potrebbe essere un pochettino rischioso. Cosa si appunta Ellie? Sono molto curiosa. Vediamo un po'. Ospedale Lake Seattle, credo sia questo. Trova il grande cartello rosso. Iene, morissero tutti, concentriamoci sull'obiettivo. Niente, WLF, iene, morissero tutti, ma proprio tutti tutti. Cambio, ragazzi, l'accetta, perché questo almeno c'ha gli slot pieni. A questo povero uomo prenderò questa freccia. Di qua immagino che non ci sia niente. Suppongo proprio che questa sia chiusa. Ma dai, oh, ce ne fosse mai una già aperta. Ma col cazzo proprio. Devo passare per forza da dentro i maledetti edifici del cavolo, dove ci aspettano sempre liete sorpresine. Che palle immense. Adesso facciamolo un po' di rumore. Va bene.
Va bene un cazzo, perché sto posto non mi piace per niente, ragazzi. Ha già questa atmosfera così... Non è che mi ispiri cose positive. Però, vabbè, a parte tutto, qua possiamo prendere qualcosa. Sembrerebbe di no. Qua è tutto chiuso, questo lo spacco e mi prendo questo piccolo medikit. E questo d'accordo. Vediamo qua in questo piccolo ufficio. Un colpo per fucile. Dentro la monnezza non c'è niente. Scotch, come giusto che sia in un ufficio. Non può mai mancare. E quindi qua sotto non c'è altro. non ci resta, ragazzi, che andare lì sopra. Ma sì. Entriamo in queste camere. Sicuramente non c'è nulla al loro interno, vero? Allora, queste che sono state sbarrate me lasciano un po' pensare. Doppelganger. Fa un po' senso. Però, vabbè. A parte tutto, ragazzi, l'unica porta in cui possiamo entrare è questa. Questa era stata sbarrata. È stata poi riaperta. Che gioia. È permesso? Regà, che cos'è questo ambience? Non sto capendo cos'è quest'ansia di vivere che proprio ci perseguita. Va bene. Apriamo anche l'altro cassettino. Un colpo per pistola, che ci piace. Altro cassettino, un po' di alcol, che ci piace. Questa chiazza immensa per terra non la ci ha presa a dire niente di buono, come al solito. Tre colpi per revolver, ingranaggetti, cassettino e cinque ingranaggetti. Questo è stato sbarrato, probabilmente il bagno. Mi chiedo perché mai. Va bene, prendiamo questa roba. In cucina... Un panino, ammazza. Questi medikis. Mordi e fuggi praticamente. Forbicine al massimo. Niente, no, le forbicine non ci servono per le frecce esplosive, quindi niente da fare. Vabbè, mi creo un'altra bomba stordente, ragazzi, visto che ci siamo, così posso raccogliere questo esplosivo qua. Quindi, questa è chiusa. Ah no, è aperta. Però potevamo uscire anche dalla finestra, visto che ce l'hanno messa a disposition. Ovviamente non ho intenzione, cioè chissà se dovrò scendere in strada o se posso trovare. Allora, queste stanze erano state sbarrate, io non vorrei dire, ma c'è qualcosa? Spero di no. Non mi fate scherzi del piffero, perché non sono dell'umore per scherzi del piffero, d'accordo? Oddio. Leggiamo le ultime parole di questo povero disgraziato. Che dice? Se qualcuno dovesse trovare questo messaggio: mia moglie Paige mi sta aspettando nel vecchio centro congressi tra la Pike Convention, di fronte alla birreria. È il marito di quella di cui avevamo trovato, ragazzi, il biglietto, che lui era andato in ospedale perché lei era ammalata. Minchia. Vi prego, portatele queste medicine. È incinta e rischia di non farcela. Spero di tornare da lei, ma ho perso troppo sangue. Stavo correndo nei boschi quando ho sentito dei fischi e mi sono ritrovato una freccia nel fianco. Ho provato a nascondermi qui. Credo di essere al sicuro. Non può andare molto peggio, no? Comincio ad avere freddo. Ho rubato queste medicine all'ospedale, ma non ho pensato di prendere anche qualche sacca di sangue. Non è divertente, lo so, ve lo dirà anche lei. Non ho mai avuto un grande senso dell'umorismo. Se trovate Paige, ditele che sono morto senza soffrire, che spero in un futuro migliore per loro e che la amo con tutto il cuore. Minchia, regà. E se è un maschio non deve dargli il mio nome. Preferisco quello che abbiamo scelto insieme. Simon Vickers. Minchia, raga, quanto sono tristi ste cose. Troppo tristi. Mamma mia, veramente. Cioè, straziano il cuore, ragazzi. Scusa Simon, infatti ormai lo sto per dire io. Le pillolette le prendo io. Armiamoci, perché non si può mai sapere. Scotch. Alcol. E che altro? Revolver, esplosivo. E qua dentro, oddio. Continuo a dire che se è stata chiusa un motivo ci sarà.
Però, a parte tutto, qua non c'è niente. Questa è completamente sbarrata e questa possiamo aprirla per uscire di nuovo. Quindi, niente ragazzi, da qui non si può andare più da nessuna parte. Suppongo che dovremmo scendere in strada, ovviamente, da qui. Via. Opla. Oddio, c'era la scala qui. Avrei potuto evitare di far rompere le ginocchia a Ellie. Ma vabbè, ormai quel che è fatto, perdonami Ellie, perdonami. Di qua nulla ragazzi. Attenzione, qua sì, esplosivo, un colpo per pistola, che sempre fa comodo. Quindi direi che possiamo continuare ragazzi ad avanzare verso sto benedetto ospedale. Fedro, ospedale, centro di riabilitazione. Ci siamo vicini, quindi ho capito bene? Beh sì, direi di sì, Ellie. Non sei tanto grassa, voglio dire, anzi non sei per niente, Ammazza, vai vai. Oh, no. Ti prego, non farlo. Maledizione. Chi è? Isaac, avevi in mente qualcosa, ora ti spiego. Sono... Ma che cazzo succede? Tieni loro, Sammy, dal peccato. Io non volevo. Liberami. Porca troia. No, no, mio amore. No! No! Merda. Cristo. Ora è libero. Ora è libero. Libero. Cerchiamo gli smarriti. Lei ci guiderà. Gli smarriti, così chiamano le altre persone. Hai saputo di Lily? Sì, una vergogna. Cazzo, ma non mi stupisce. Sua sorella però, ero sconvolto. Quella povera madre. Doveva capire che qualcosa... Raga, ma qua dovevano venire questi? Ma porca! Cioè qua dovevano venire? Io non... Cioè, non posso dire di non avere parole. Ah, questi! Ah! Cioè, mannaggia santa, mannaggia, mannaggia santa, mannaggia. Qui e fu. Sono stata capace pure di mancarlo, incommentabile. Niente, raga, continuo a mancarli. Io non so che cazzo dire, raga, io mi impegno. Mi impegno con tutta me stessa. Davvero, e lo sapete. Assurdo, cioè è assurdo quello che succede. In tutti i posti in cui potevano andare sono venuti proprio dove mi stavo nascondendo io. Cioè ditemi voi se non è un caso assurdo della miseria. Mannaggia la miseria, mannaggia. Vediamo se riusciamo a fare qualche altra dove uccisione andate? Silenziosa. Cerchiamo. Sono il vostro peggiore incubo. Opla. Ecco, allora pure te te la sei cercata, fio mio. Se non mi aveste rotto gli zebedei. Chi è? No, non ci credo. Crediamoci invece, crediamoci. Niente, regà. Cioè, è una merda, va bene, posso dirlo. Anzi, io sono una merda. Sono una merda. Cioè, è ogni volta il delirio. Ogni santa volta il delirio. Per quanto io provi ad evitarlo, sembra essere inevitabile per me, non capisco il motivo. Chi c'è mo ancora? Come se non avessi già usato tante troppe munizioni, anzi troppe, non tante, troppe. E che cazzo di incubo, veramente? Niente, raga, per ora non vedo nessuno, evidentemente non è così vicino. Oddio, sta arrivando, eccolo là. Ammappede, il nostro senso del ragno arriva fin là sotto? Beh, più o meno. Mamma mia, raga, io non capisco perché attiro così tanto casino ogni volta. Eppure mi sforzo. Ecco, mo è sparito qui sui nostri schermi. Di sicuro, raga, mi beccherà in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo io mi trovi. Ci scommetto le pallozze. Ah, proviamo ad avanzare, vediamo. Eccala. Mo sti fischi saranno il nostro peggiore incubo, mo ci vuole. A parte che poi, come al solito, raga, ogni santa volta ce ne mettono tipo, non 5-6, almeno 15 ce ne mettono. E ovviamente quelli vanno insieme. Avanti, bastardi. Proviamo a fare il giro di qua. Eccala, 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 eccala. Belli, pronti? Ok, raccogliamo questo. Vediamo se riesco almeno a non farmi beccare. Appena volta. Questi mo sono lontani.
Ora che li raggiungo. Ok, state buoni, state buoni. Vediamo se riesco per una volta a fare qualcosa di decente. Una piccola azione stealth decente. E qua. Ok, qua che stiamo coperti. Perfetto, fuori un altro. Quanti altri volete che ne faccia fuori? Veramente troppi, raga. Mamma mia, che incubo. Ok, due colpi per revolver. Allora, là sotto c'è un altro, ma di sicuro qua sopra ci sarà qualcun altro, ragazzi. Posso salire qua? Per fare che? Rientrare qua? Di sicuro qua c'è qualcuno. Allora, ragazzi, sto cercando di dare la caccia a quest'altro qua che sta vagando come una povera anima in pena. Vediamo se riesco di nuovo a non farmi beccare. Se miracolo divino vuole che riesca... Oddio, a non farmi beccare. Vediamo un po' se il cielo ci accompagna. Vi è qua, vi è qua, vi è qua. Ok. Silenzio. Ok. Fuori un altro, per fortuna. Ok. Cambio la mia arma da mischia, ragazzi. E niente. Intanto, raga, qua il tempo passa. Il tempo passa. Noi non so manco quanto in effetti ci siamo avvicinati davvero all'ospedale. È un lungo viaggio. Porca vacca. Ok, ragazzi, allora qua ne è sbucato un altro. Vediamo se di nuovo riesco ad ammazzarlo stealth. Chi è che mi sta per vedere? Chi è che mi sta per vedere? Non rompete i maroni. Ammazziamone ancora un altro prima che scoppi il delirio. Ok, fuori un altro. E vediamo, ragazzi, se riesco ad avanzare in qualche modo. Perché continuo a fare giro giro tondo. Casca il mondo, cascano le palle. Ok, allora qua che abbiamo? Alcol, medikit. Perfetto. Niente, allora di qua non posso andare, vero? Eh no, ragazzi, qua non possiamo salire manco per il caso. Quindi probabilmente dovremo trovare una strada alternativa da queste parti. Probabilmente attraverso questo parcheggio. Non so se è un parcheggio. Quindi intanto addentriamoci. Io continuo ad usare i miei sensi del ragno onde evitare sgradite sorpresine. Medikit. Ottimo. Proviamo a salire di qua, ragazzi. Spegniamo la luce perché secondo me qua sopra c'è qualcuno che ci aspetta. Infatti, chissà perché non mi stupisce. Più di uno. Oddio. Raga, vediamo se riesco ad ammazzarlo stealth. Incrociamo i dita. Vieni qua dentro, vieni qua dentro. Zitto. E mori, grazie. Oddio, chi c'è? Ho sentito di nuovo dei rumori. Mamma mia, raga, è una roba. È una roba allucinante questa, eh. Proviamo a continuare a salire. Magari ci rimettiamo veramente sulla strada che ci serve. Oh, ecco la H di ospedale, ragazzi. Forse siamo sulla strada giusta. Che là in fondo ne vedo un altro. E di sicuro non sarà da solo, purtroppo. Quindi intanto avanziamo. Continuiamo a non fermarci. Oddio, ce ne sono altri pure qua dentro. Vabbè, io continuo ad avanzare, raga. Di certo non vado a cercare gli altri. Oddio, chi è che mo m'ha visto? Non vado a cercare gli altri che stanno qua dentro. Era stata questa a vedermi? Forse sì. Restiamo un attimo giù. Non era, oddio, niente. Raga, cioè, psicologicamente sono pesanti queste situazioni. Sì, però mo devi farmi in favore di muoverti da lì. Grazie. Ok, avanziamo piano piano. Non è da sola, ma non so dove sia. Non ho la minima idea di dove sia il suo compare. Vabbè, sai che mo mi avete rotto i coglioni. Ah, pure. Ah, pure. E vaffanculo, va. Mannaggia santa. Raga, greve. Cioè, greve. Non riesco a finire una situazione senza che succeda il macello. No, sono riuscita a mancarla, ragazzi. Sono riuscita a mancarla. Non so se rende l'idea. Ancora. C'è Cribbio. Ancora. Ma non è possibile. Raga, sto pure per morire. Dopo tutto il macello che ho fatto. No, vabbè. No, 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 no. Ma porca vacca.
Cioè, raga, ma dai, ma non è possibile. Cioè, ma Cristo, ma ce ne saranno 50. Cioè, un incubo. Mamma mia, oh, incommentabile ogni volta sta cosa, raga. Cioè, continua a spuntare come stramaledetti funghi. Ecco. Mo, te prima sei stata la ragione del macello. Quindi vaffanculo, muori adesso, grazie. E vediamo se riusciamo, raga, a scappare da sto macello. Perché io non li posso ammazzare tutti questi. Cioè, è impensabile, raga. Quindi l'H di ospedale, dov'è? Qua. Cazzo, ce ne sono altri. Troppi. Ma che cazzo ne so. Attenzione. Arrivano da dappertutto. Dio santo, raga. Cioè, veramente. Ce ne sono altri là sopra. No. Non è normale, raga. Cioè, non è normale tutto ciò, Cioè, non so come approcciarmi. Perché comunque ammazzarli tutti è una follia. Quindi non so se aspettare che si levino dalle palle. E fatto sta che magari mo non me scopre uno, ma me scopre l'altro. Qui. Ah, controllano pure sotto ai camion. Niente, allora ammazziamo questo. Anche se già lì, raga, ce ne sono altri due. Niente, mi hanno pure già scoperto. Quindi fanculo. Fanculo tutto, veramente. Sta venendo qua. La vedo. Fanculo tutto. Ok, forse sono riuscita a fare un headshot. Boni. Raccogliamo tutto e vediamo dove dobbiamo scappare, ragazzi. Perché, cioè, sta roba non è più possibile, immagino di dover scendere giù da sta strada. Perché non credo di dover salire da dove sono arrivati loro. Raga, io vado. Che vedevo di... ok, d'accordo. Sono abbastanza allibita, ragazzi. Non pensavo succedesse ciò. Ma posso arrivare di qua? Ok, quindi sì, ci posso arrivare. Ma c'è... Raga, ci mancava questo per completare il tutto, Sì, sì. A parte la continua ansia di sta musica, che te fa capire che comunque in giro ci stanno ancora sti rompi maroni. E inoltre che continuo a non capire da che parte devo andare. Tra l'altro, okay. Però vabbè. Ah, mi sì? Ho davvero? Mi devo fidare? Nel tuo senso del ragno? Va bene, diciamo di sì. Niente, io romperò questo e rientrerò qua. Che c'è, mo? Niente, regà, seminati un cazzo. E qua continua ad esserci sta musica d'ansia, da panico. Ma che cazzo, vabbè, io vado. Cioè, tanto qua mi sa che non ci sta una... Non ci sta un cazzo. Sì, vabbè. Eccoti lì. Come mi hai visto? Mi vedi attraverso il muro? Continuerai a fare avanti e indietro come un demente? Vai, fai il giro, da bravo, bravo. Ti troverò. Ah, mi hai perso. Ma dove sarò mai andata? Oh mio Dio. Dove è finito quel lupo? Ti prenderò, demente. Va, muori. Su, forza. Mamma mia, raga, mi sa che sto ospedale non lo vediamo manco oggi. Io non vorrei dire, però niente, allora diamo uno sguardo, ma proprio super veloce, ragazzi, qua intorno. Ok, la musica d'ansia sembrerebbe essere finita. Almeno questo. Ah, fanculo questa città. Fanculo sì, cioè è diventata... Allora dov'è questo dannato ospedale? Un inferno è diventata, Dio santissimo. Vabbè, niente, andiamo. Ok. Sto dannato ospedale è... Ah! E questo che cazzo è? No, regà, no. No, regà, no. No, 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 non mi potete fare questo, ma siete dei pezzi di merda. Cioè, non solo mi mandano il bestione alto 2 metri, mi fanno uscire pure gli altri. Ma di che cazzo parliamo? Ma regà, è follia, dai, ma è follia. Guarda, a te ti sistemo subito, stronzo, che non sei altro. E io me ne vado. Me ne va. Sì, con calma, con calma. Ah, scusa, scusa se avevo intenzione di andarmene.
pure. Mannaggia, regà, ma questa è proprio una stronzata però, ma dai. C'è uno, già c'è i cazzi da cacare con quello là. Ma vaffanculo. Niente, a posto. Raga, oggi è la giornata delle assurdità. Va bene, è la giornata delle assurdità. E qua, che merda. Lurido. Ecco. È mezzo bloccata. Ma vaffanculo. No, raga, oddio. Oddio. Mannaggia santa. Ma porca. Dai, Raga, posso dire che, cioè, è incommentabile. Lo posso dire. Sì che lo posso dire. Certo che lo posso dire. Ecco perché di sti medici. Io non ho parole. Non ho parole, ragazzi. Scusa, è un attimo. Ma vaffanculo, ti ho chiesto un attimo. Tu puta madre. Corre. Che cazzo dovrei stare a fare? A guardarmi in faccia. Pure la freccia che mi ha trafitto. Ma tu guarda un po'. Ma vaffanculo. Che è a tua sorella. Ecco qua. Vaffanculo pure te, va. Aia. Mannaggia, ecco. Devo sta a perdere pure tempo a togliermi sta cazzo di cosa. Figlio di una grandissima. Chi c'è? Non mi vorrò far colpire adesso, ragazzi. Non di certo. Dov'è? Bastardo. No, dai, era un headshot. Leccati questo. Devo parlare? Ma che cazzo? Devo parlare? Cioè, raga, qua è di male in peggio. È l'ospedale, l'ospedale. Sono 3 anni che stiamo cercando di arrivare all'ospedale. È una roba inaccettabile questa, Curiamoci. Non ho parole, veramente. Non mai posso fabbricare pure nient'altro. Ho finito i colpi per il fucile a pompa. Davvero, allora, raccogliamo questo. Facciamo queste ultime due cose, ragazzi, prima di salutarci. Esplosivo, straccetto. Che altro? Roba, datemi roba, regà. Cioè, ma avete messo in una situazione di merda. Poi arrivi qua, non te danno mai manco un cazzo. Medikiss. Niente, forbicina al massimo. Cassetto. 3 colpi per revolver, va bene, accettabile. E che altro? Ne sa proprio nient'altro, va bene. Possiamo finalmente uscire da questa situazione di merda? Sempre che non ci aspetti un'altra situazione ancora più di merda, perché sapete com'è. Ormai mi aspetto di tutto. Allora, ragazzi, io direi che per oggi abbiamo raggiunto il tempo limite per questo episodio. Sono abbastanza interdetta perché, ok, ovviamente, raga, non mi aspetto di raggiungere i posti che devo raggiungere nel giro di pochissimo. Però comunque, cioè, raga, sti percorsi lunghi allungano parecchio le situazioni. E tra l'altro ci si ritrova con tutti sti nemici, cioè, che, voglio dire, rendono il tutto ancora più complicato. Quindi dal punto di vista del gameplay ci sta. A chi piace comunque, ragazzi, avere un pochettino di sfida, ci può stare. Però magari è una cosa che non può garbare a tutti. A me piace, ma fino a una certa. Come per esempio piace, ma fino a una certa, ragazzi, che te allunghino il brodo in una maniera allucinante. Cioè, sto ospedale, regà, sono 2 episodi che lo stiamo cercando, non siamo ancora riusciti a raggiungerlo. E quindi pure oggi purtroppo non è successo niente di che, ragazzi, ma avevamo detto che prevedevamo che ci sarebbero stati episodi come questo di oggi. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.